Amici e amiche di Attila Games, come sempre, ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui oggi con Tom Clancy's Ghost Recon. Allora, riprendiamo dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, quindi siamo qui a destabilizzare la produzione, precisamente nella regione di Okoro, nella parte di El Emissario, l'area di competenza di El Emissario. Dunque, allora, nello scorso episodio, eccoci qua, avevamo scoperto che gran parte della produzione viene fatta. Viene prodotta su questa barca, su un ex peschereccio. Noi dovremmo trovarlo e distruggerlo. Prima però di recarci là, io vorrei fare questa piccola missione secondaria che ci dà un bel po' di risorse. Vediamo un attimino, marchiamo, direi, se possiamo selezionarlo e raggiungerlo. Sta lassù e mi sa che più che a piedi non possiamo andare. Altrimenti avremo segnata la strada. Adesso vediamo come raggiungere quel posto là. Qui non siamo su Far Cry, quindi dovremo arrangiarci in qualche modo. Ah no, mi sa che l'unico modo è quello di prendere un elicottero e paracadutarci giù. Allora, facciamo così, guarda. Andiamo là. Ci prendiamo anche l'elicottero, il tenente. Il tenente, così prendiamo qualche informazione Andiamo. in più. Guido io. Cerca di non ribaltare questo affare. Su queste stradine qua, una parola. Appunto, andiamo là allora. Vediamo se riusciamo a prenderci il tenente per ottenere delle info extra. E poi ci prendiamo sull'elicottero, ci lanciamo col paracadute. Va, per questa missione secondaria. Sticca, alla faccia del tenente. Qui un avamposto, eh. Attivo il drone. Porca miseria, ci hanno già visto. Stai indietro, gli obbligheranno a farlo. Gesù, anda un compa pure acà. Che ci causi, Gesù? Allora. Andiamo un attimino. Ehi, due soldati del cartello. Ditemi dove. Nei pressi del posto di blocco. Ok. Mi sposto in posizione. Bersaglio acquisito, in attesa. Nemico a terra. Ottimo. Algo sta passando. Indietro, indietro. Ok. Ehi, c'è un arco armato con un mitra. Accanto al quartier generale. Ho un altro bersaglio. Andato. Occhio ai bersagli, abbiamo civili nell'area. Ok, sì, me ne sono accorto dei civili. Stai in silenzio. Momenti di tensione, attenzione. Qua così, attenzione. Ehi, c'è un arco. Ditemi dove guardare. Vicino al posto di blocco. Brutta merda. Ho posto, ho posto. Pass, 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 bis! Ho delle domande per te, Interroghiamolo. merda. Ci trovi dei punti Fallo, abilità. fallo!
Ok, perfetto. Dove sta l'elicottero? Buono. Attenzione, sicario armato di mitra. Controllate la pila di pneumatici. Allora. L'ho ammazzato, mi sa. Ok. Dobbiamo attraversare la strada qui, attenzione. Ecco, quello è l'elicottero. Già che ci siamo, ammazziamo anche questo qui. Occhi aperti, vicino alla pila di pneumatici. C'è un tenente del cartello, la passerella. Ok, perfetto. Sti cazzi, è enorme questo. Andiamo. Piloto io. Ok. Tutto questo per un po' di risorse, ragazzi. Apra! Ma porca la puttana! Aia, 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 aia. Dove cazzo siamo capitati? Dobbiamo aprire un po' prima, direi. Bravissimo. Riesce anche ad arrampicarsi, eh. Rieccoci ragazzi, donna, mi ero incastrato nelle varie texture. O ci riproveremo un altro momento quando avremo l'elicottero. Perché io da qua non ce la faccio ad arrivare. Vedete, anche dalla foto avremmo dovuto arrivare col paracadute, ma ci siamo paracadutati un po' male. Vabbè, comunque dai, abbiamo sbloccato un po' di punti abilità che non sono male per niente. E vabbè, allora andiamo alla nostra Abbiamo dati sul missione mister storia. riconvertito in laboratorio per la cocaina, vicino a Puerto Grande. Trovatelo e distruggetelo. Sarà cazzuta e Coordinate, guido cattiva, io. eh? Facciamolo. Vedo che sarà una missione cazzuta e cattiva, nei pescherecci, quei posti là un po' stretti, stanze piccole, corridoi, spazi con accessi unici. La vedo difficile. Vabbè, andiamo, andiamo intanto, noi va. Attenzione. Olè. Sono pieni di nemici sti posti. Ok, non è proprio l'arrivo migliore. Spongiamo pure il silenziatore. Oh, l'ho preso. No, forse no. Attivo il drone. Che
cazzo è che ci spara? Vediamo un po'. Sostanzialmente ci aspettavano. Ok. Monta silenziatore adesso che non ci vedono. Che cazzo fa? Dio Cristo. Beh, non sono in tanti, stavolta però mi hanno un po' fregato, eh. Ci hai messo tanto. Attenzione qua, Puttana, raga. Oh, raga, ci siamo? Puttana, ho quasi preso il civile. Porca la miseria! Vaffanculo, vaffanculo. Niente, 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 ragazzi, ci hanno un po' fregati stavolta. Abbiamo fatto l'ingresso un po' troppo aggressivo, diciamo così, e ci hanno un po' infilato nel di dietro. Vabbè, 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 dai, riproviamo, riproviamo, riproviamo. Ok, eccoci ragazzi, attenzione. Ci ha spawnati in questo posto qua, praticamente sotto nel piccolo isolato qui. Allora, il drone è partito. Vediamo un attimino. Cosa c'è di qua? Vedo un capitano, ho un altro bersaglio, un terzo. E sono cinque. Ok, sono 5 allora. Giù c'è qualcuno? Un arco armato di mitra. Che gioia. Allora. Qui sono belli pieni, facciamo un giro di qua. Sono proprio qua dietro, però ce n'è uno anche qua lì dentro. Ok, è andato. Qualcuno è nervosetto. Porca puttana, cosa ho preso tutta la recinzione? Puttana, attraverso. Bravissimi. Vacca troia. Hanno quelle mini Uzi lì che spaccano i culi, eh. Piano. Da bravi. Ok.
Granata, come merda, culeros. Ok. Adesso, qui, potremmo... Allora, qui non c'è praticamente un cazzo, però ne... Bella macchina. Ehi, una medaglia del Santa Blanca. Sarà un bel souvenir. Prendiamo le munizioni. C'è anche il punto abilità, dove? Ah, così. Perfetto. Ok, sono ancora qua. Quel veicolo all'antifurto. Ok, me ne frega un cazzo. Bene. Il tizio non ha più le ginocchia. Ottimo lavoro, ripuliamo e andiamocene. Allora, ci sarebbe l'elicottero da prendere per fare un ingresso, sinceramente, che meriterebbe. Allora, ah, però anche qui hanno un altro elicottero. Proviamo ad andare con l'elicottero, perché una volta ci hanno fatto il culo. Lo piloto io. Ok, andiamo. Con R1 e fuoco? Ah, ho capito. Ancora vivo? Aia. Che cazzo? Cecchino, al riparo. Cecchino. Via di lì. È esploso l'elicottero. Però, attenzione, eh. Ha finito? Oh, sì, ora è esploso del tutto, ok. Perfetto. Dio Cristo. Occhio al fuoco dalla barca laboratorio. Via. Occhio. Ok. Perfetto. Vedo ancora del rosso sulla minimappa. Ecco, occhio al fuoco incrociato. Non vorrei che rompessero poi le scatole. Ah, qua su forse. Allora, spegniamo le munizioni. Qui non c'è niente. Saliamo su. Ah, non c'è niente, non c'è proprio... Si fa capo. Granata, granata! L'ha lasciata lì, l'ha lasciata. Boom! Allora, analizzando un po' la zona. Solo due persone. Più uno lassù. Ok, ne rimane una.
Prima non rimane nessuno. Eccolo, là è un cecchino. Aia, ma dove cazzo... Ma dove cazzo saltano fuori? Forza, man. C'era ancora qualcuno, si imboscano i ragazzi qua, si imboscano. Allora, attenzione. Il cecchino laggiù. Tra qualche secondo ci saranno adesso, okay. Che facciamo? Porca puttana. Pia... Ci hanno vista brutta, eh. Ok. Sono su quella torre lassù. No, è qua. Ok, scherzavo. L'ho preso. Complimenti. Qui abbiamo finito. Ci avviciniamo all'obiettivo. Facciamo in fretta. Saliamo a bordo, troviamo un modo di distruggere il laboratorio e ce ne andiamo. Sì, non penso sia così semplice. Non abbiamo abbastanza cariche per affondarla. Idee? Tutto quello che ci serve è qui. Basta solo accendere il gas. Ok, prima di usarlo vorrei liberare la zona laggiù. Che è tempestata di tiratori scelti. Gli rompi coglioni in generale. Uno in meno. Sta zona qua forse. Vabbè. Allora intanto... Il gas è aperto. Ora serve solo una scintilla. Poi tagliamo la corda. È come se tagliamo la corda. Manda in cortocircuito il quadro elettrico. Ah. Abbiamo finito, scendiamo da questa barca prima che esploda. Bene, signori. Muovete il culo, questa barca sta per saltare. Non ce la facciamo in tempo, eh? Oh sì, invece. Bravissimo lui, andiamo, che cazzo fai? No, non ce la faremo mai. Dai cazzo. Dimmi che ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Ma porca la puttana, sti rincoglioniti. Un attimo. Ma sono, siete in acqua, siete? In acqua non posso fare niente. Vediamo se mi metto sulla barca qui, vediamo che cazzo succede. Sono stati un bel un po' rinco, eh. Andiamo. Provo a tirarmeli con me, vediamo.
Non vengono, ma... Sì, forse sì, vediamo, eh. Scusate, ma mi volete dire che sono rimasto da solo? Ah no, eccoli, perfetto. Bene, bene, allora, questo è andato. Avremo un po' di robette nuove qui così. Allora, innanzitutto si è ampliata la nostra visione. Qui ci sarebbe anche un tenente. Ah, qui non sappiamo ancora chi sia questo. Ci sarebbe qui, qui cosa sarebbe? Un avamposto. Con i controcoglioni. Ok, qui sarebbe un punto abilità. Noi siamo qui. Va bene, dai ragazzi, direi allora che per oggi può bastare così. Insomma, abbiamo fatto del nostro. E nulla, come sempre, vi ringrazio per aver seguito Panoramica del Cartello. Vediamo un attimino. Ah, beh, ah, beh, allora con l'aggiornamento tirano su anche la riga così. Che stile, che stile. E l'emissario una tacchetta ce l'ha, ormai 4%. Ormai ci siamo. Qui un sacco di ignoti però ci sono, quindi dovremo piano piano andare a scoprirli, soprattutto qui al contrabbando. Vedremo. A parte che qui abbiamo anche un nuovo dossier Kingslayer, vediamo un attimo. Su El Bokita, si è detto il nome, vabbè, lascia un po' desiderare. Che è responsabile del contrabbando del cartello e padre della figlia di Nidia. Vediamo un po'. Ogni uomo ha un punto debole. Per El Bokita è l'amore. Contrabbanda da quando aveva 6 anni. Suo padre gli attaccava addosso l'Acapulco Gold e lo mandava oltre il confine. Diceva che erano vacaciones familiares. Vacanze di famiglia. A 13 anni El Bokita era già un maestro del contrabbando. Sigarette, alcol, abiti firmati, DVD, petrolio, animali, armi e ovviamente esseri umani. Una volta ha contrabbandato 0,5 chilo di ossido di uranio. C'era una richiesta? El Bokita la soddisfaceva, ma non era una questione di soldi. Lo faceva per l'adrenalina, finché non ha incontrato la reginetta. Nidia Flores ha visto il suo talento e l'ha reso il suo braccio destro. Nidia è il cervello. El Bokita è il braccio. Il fatto è che ha perso letteralmente la testa per lei appena l'ha vista. Nidia non ha mai ricambiato, ma... Una notte, ubriaca, ha ceduto. Con la roulette dello sperma, 9 mesi dopo, hanno vinto una figlia. Complimenti, complimenti. Valeria. Dicono che ogni uomo abbia un punto debole. El Bokita ne ha 2. Ah, abbiamo capito, abbiamo capito. Ah, che è la capa del contrabbando, quindi l'infermiera, no, se non sbaglio, dai video scorsi. Va bene, dai. Ok, ragazzi, dai, allora, come vi dicevo, direi che per questo episodio possiamo salutarci qui. Come sempre, condividete, lasciate un like se il video vi è piaciuto, che è importantissimo, veramente importantissimo. E nulla, a me non mi resta che, come sempre, darvi appuntamento nei prossimi episodi. Allora, ci vediamo alla prossima. Un cordiale saluto da Attila Games.